chiamo Emanuele Marino, Ele per gli amici. Abito a Paghino e questa è la moto di mio padre. È una AJS del 1954, Model 20. La passione mia è per il restauro della moto di mio papà. Il primo ricordo che ho della moto risale a circa 51 anni, 50 anni, avevo 2-3 anni. Mio padre chiudeva il negozio che era al centro del paese. Andavamo a casa. Prima di arrivare alla chiesa di San Corrado c'è una piccola salita. In quel punto lì la moto diciamo, si alzava un pochettino. Io, essendo seduto davanti con le mani appoggiate al serbatoio, vedevo la moto e poi la strada e la chiesa, e quindi proprio il primo ricordo assoluto della moto di mio padre è quello. Il primo riassemblaggio in assoluto è stato prossimo ai 18 anni, ecco. Sapevo che c'era questa moto in campagna perché vedevo due ruote e il blocco motore tutto fondato, no? Mi mettevo in garage, ogni tanto mio padre dava un'occhiata al punto dove era arrivato e poi mi diceva: ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare, ma lascia perdere. E io continuavo nel desiderio di rivederla di nuovo tutta riassemblata, solo che l'ho montata e non partiva. Un po' deluso mi sono rassegnato a portarla da un elettrauto. Questo elettrauto quasi subito mi ha detto: guarda, una moto vecchia non ti conviene, non si può aggiustare, basta. Sono arrivato a casa e niente, ho detto a mio papà: niente, non parte. Mio papà mi ha guardato in faccia e non ha detto niente. Ho abbandonato quel progetto e mio padre invece si è messo a lavorare. Ha inventato un altro pezzo, ha sostituito il magneto prendendo lo spinderogeno della 500. Poi ha preso una bobina della Diana 6 cavalli, però è partita. Il restauro vero e proprio è iniziato il 19 gennaio del 2013. Su un suggerimento di un amico mi ha detto che in Italia c'era un club, e allora ho scritto subito. Qualche giorno dopo mi è arrivata una telefonata: sono Sergio Gavoni, il presidente dell'AS Magicless Italia. Di lì sono stato un po' emozionato perché non mi aspettavo che qualcuno mi chiamasse. Dall'altra parte del telefono il signor Gavoni mi fa: guardi, io sono ancora più emozionato di lei, perché quella moto è uscita dalla concessionaria di mio zio. E andavo a Milano per dei controlli dopo aver superato un linfoma, quindi non ho visto questa volta l'ora di andare a Milano per i controlli e incontrare il signor Gavoni, che abita proprio a Milano. Ahimè, nel mese di maggio, quando sono andato in quell'occasione, purtroppo i risultati dei miei controlli non sono stati buoni, perché mi hanno diagnosticato il risveglio della malattia e quindi dovevo affrontare un ciclo di chemioterapia. Andavo a fare la mia terapia, però il restauro della moto mi ha aiutato parecchio, perché andavo a Milano non per la terapia, io andavo a Milano per la motocicletta,
ho superato anche questa fase, finita a novembre, la moto ancora non era quasi finita. Quando io ho lavorato, tutto il periodo che io ho lavorato con i pezzi, con questo gruppo di ferraglia, ogni cosa che ho fatto, io ho avuto mio padre vicino. Il 26 maggio del 2014, a 30 anni esatti dalla scomparsa di mio papà, doveva partire la moto. E il 26 notte è partita la moto. Po, 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 po. E è stato bello vedere la faccia di mio figlio, che era a bocca aperta. Quell'espressione di mio figlio mi diceva tutto. C'è stata una chiusura, una raccolta di emozioni, mio padre, mio figlio, la continuità, una cosa abbastanza toccante. Ecco.